Il tema di cui tratterò è appunto vetrinizzazione. Che cos'è la vetrinizzazione o la vetrinizzazione sociale, come preferisco dire? È, diciamo, un modello culturale sostanzialmente che è nato da questo piccolo spazio che è l'intercapedine tra la strada e il negozio tradizionale, possiamo dire, quindi questo spazio minimo, questo spazio tutto sommato abbastanza poco considerato, perché è banale, perché fa parte delle nostre città, fa parte della nostra esperienza quotidiana e quindi in qualche modo diventa norma, diventa qualcosa a cui ci si abitua e si dà poca importanza. Però a mio avviso invece proprio dalla vetrina, da questo spazio nato con finalità commerciali, possiamo ricavare l'origine di un modello culturale. Un modello che certamente prima di tutto è un modello commerciale, perché la vetrina nasce proprio per queste ragioni di tipo commerciale. La bottega che precedeva il negozio e che troviamo anche nell'antichità era uno spazio in cui la vetrina non esisteva, esistevano delle aperture per prendere luce, esistevano naturalmente gli spazi di ingresso e di uscita, ma non esisteva quest'idea di vetrina, cioè l'idea di qualcosa, un oggetto, solitamente una merce, che viene esposto, che viene valorizzato, che viene presentato al meglio, prima di tutto per attirare l'attenzione dei passanti e poi per invogliare i passanti a diventare consumatori, a entrare e acquistare questi prodotti. Quindi la vetrina nasce come spazio di valorizzazione, nasce come spazio di messa in scena, di spettacolarizzazione, possiamo dire, in cui un oggetto inanimato, un oggetto che di per sé non ha molti significati, così come è stato prodotto, ma comincia ad acquisire attraverso la vetrina dei significati e un valore sostanzialmente, attraverso appunto la presentazione, l'illuminazione, i materiali che vengono utilizzati, altri oggetti che vengono affiancati. Insomma, i bravi vetrinisti sono in grado di valorizzare appunto i prodotti, e questo avviene dalle origini. Quando sono le origini? Ma le origini della vetrina sono abbastanza vaghe, però possiamo dire che all'incirca è attorno ai primi decenni del Settecento che la vetrina è nata. Lo storico Brodel ci dice che in una lettera del 1728 viaggiatore francese è andato in Inghilterra e è rimasto colpito dalle vetrine. E ha scritto questa lettera a casa, in cui raccontava di questa meraviglia, e possiamo pensare che Inghilterra, avendo fatto la rivoluzione industriale prima di altri paesi, essendo all'epoca abbastanza avanti dal punto di vista dello sviluppo industriale, abbia pensato per prima a creare questo modello commerciale, prima di tutto, ma pian piano il modello cresce. Questa è una vetrina di fine 800, inizio 900, e il modello cresce, il modello si sviluppa, il modello si espande, i negozi crescono in termini di dimensioni, diventano sempre più capaci di applicare questo modello, che è quello della vetrina, all'intera superficie di vendita. E in realtà però io penso che il modello della vetrina sia un modello che si espande alla società, quindi che non rimane confinato soltanto ai luoghi di consumo, agli spazi di vendita, ma che pian piano si espande alla società. E questa è, diciamo, un po' la tesi che cercherò di sostenere. Comincio con alcuni cenni teorici, con riferimento ad alcuni autori, credo, importanti da questo punto di vista.
Il concetto di vetrinizzazione io l'ho elaborato in un libro che è del 2000, che è Lo spettacolo della merce, ma in realtà l'avevo sviluppato abbastanza poco. Poi nella vetrinizzazione sociale, che è un libro invece del 2007, ho approfondito e sviluppato questo concetto. Però ho scoperto successivamente che c'era un piccolo saggio di Georg Simmel, che è un grande sociologo e filosofo della fine dell'Ottocento, il quale in appunto un piccolo articolo che parlava dell'esposizione industriale berlinese usa qualcosa di simile, cioè parla di qualità di vetrina degli oggetti. Che cos'è la qualità di vetrina per Simmel? Beh, sostanzialmente qualcosa di simile a quella che intendo io, cioè Simmel parla di sostanzialmente utilità, cioè funzionalità della merce e estetica, quindi componenti simboliche, comunicative, che si mescolano e si mescolano con la... Queste sono citazioni dirette da Simmel, si mescolano per sostanzialmente attirare l'attenzione, catturare l'attenzione. Quindi anche Simmel aveva in mente appunto quest'idea che gli oggetti avessero questa qualità di vetrina, questa capacità appunto di attirare l'attenzione attraverso il modello della vetrina. Possiamo pensare che successivamente Benjamin avesse in mente, questo sembra, perlomeno alcuni autori lo dicono, che avesse in mente un po' questa teorizzazione di Simmel nel momento in cui sviluppa quelle famose analisi che hanno come oggetto importante il mondo dei passaggi parigini e quindi la fantasmagoria della merce, ma soprattutto diciamo quest'idea appunto di capacità di fare spettacolo, mettere in scena le merci, renderle, Benjamin diceva appunto, oggetti che sono in grado di trasfigurare il loro valore d'uso, che sono in grado di andare al di là quindi della funzionalità, ecco, porta avanti appunto qualcosa che già Simmel in qualche misura aveva ben presente. Ecco, un altro aspetto che ho scoperto recentemente che mi sembra interessante è questo ragionare in termini di merci, vetrine e prostitute, prostituzione, corpo esibito, corpo messo in scena, corpo venduto naturalmente, questa circolarità tra una serie di elementi che naturalmente hanno a che fare poi con il mercato, con il denaro, con la vendita, non solo con l'esibizione come dicevamo, e il caso del corpo appunto esposto, esibito, è chiaramente emblematico di questo processo. E questo naturalmente perché vetrine e prostitute non sono soltanto vicine fisicamente, non sono soltanto sul marciapiede, ma hanno a che fare con il denaro. Ecco, e c'è un po' tutto questo, era già nella testa di Simmel, in un altro lavoro di Simmel, che non è quel piccolo saggio, ma invece è un saggio importante, uno dei più importanti di Simmel, in questo caso c'è questo... ragionamento in cui mette insieme, avvicina il denaro, la prostituzione e Simmel trova una serie di caratteri comuni, di aspetti comuni. Anche Benjamin ha fatto una serie di riferimenti di questo tipo. Il problema per Benjamin, ragionando sui passaggi parigini, era il fatto che invece c'erano stati alcuni problemi di conflitto tra le prostitute e le vetrine che combattevano, attiravano i clienti e si danneggiavano a vicenda in qualche misura, diceva Benjamin in un passaggio.
Ma comunque, al di là di questo, credo che possiamo dire che tutti questi elementi condividono sostanzialmente lo stesso modello. Ho trovato questa maglietta di qualche anno fa, molto divertente, questo è uno slogan dei punk inglesi, di un gruppo punk. Inutile che ci soffermiamo su tutto quello che sappiamo sulle escort e compagnia che hanno riempito le cronache italiane degli ultimi anni, ma insomma questo modello sicuramente tiene insieme vari aspetti e tiene insieme anche un altro elemento che adesso cercherò di aggiungere, citando l'ultimo autore, un altro dei grandi classici, che è Marshall McLuhan, il quale parla del divo e non a caso parla anche in questo caso di divo, di denaro, di prostituzione, perlomeno usa il termine prostituta per fare appunto, diciamo, un paragone, e quindi siamo di fronte a un altro caso di corpo esibito, di corpo venduto, questo un grande divo del passato. Siamo di fronte a un altro esempio, se vogliamo, estremo, in cui appunto noi abbiamo un'esibizione del corpo, abbiamo l'assunzione, il modello della vetrina che passa il corpo e che diventa un modello appunto che poi si diffonde nella società. L'ultima citazione è ancora Benjamin, ritorniamo, Benjamin che, come forse molti di voi sanno, appunto, si è occupato dell'industrializzazione dell'arte, l'influenza dell'industria, o meglio dei processi industriali sull'arte e quindi la conseguente perdita dell'aura tradizionale dell'opera d'arte. A un certo punto anche Benjamin ragiona sul divo, sul divismo. Siamo negli anni 30, quindi l'industria del divismo era già strutturata, anche se naturalmente non ai livelli successivi, ma possiamo ritenere che le grandi major hollywoodiane abbiano cominciato attorno agli anni 10 del Novecento a sviluppare il modello del divo, cioè della costruzione dell'immagine, dell'identità del divo e anche della gestione nel tempo dell'immagine del divo. E quindi negli anni 30, qualche misura, tutto questo è già strutturato, anche se poi si svilupperà ancora di più negli anni 40 e 50, eccetera. Ma Benjamin appunto fa riferimento a questo divo, ancora una volta, al modello, diciamo, di mercificazione del divo, del corpo del divo che viene venduto e viene reso, quindi, oggetto scambiato sul mercato, in qualche misura. E riassumo, diciamo, questo continuamento, questo insieme di cenni, come dicevo, di stimoli, spero, utili a ragionare su questo mondo, con questo schema in cui noi abbiamo, punto di partenza, la merce, ma abbiamo, quindi, la merce esposta in vetrina, la merce che viene scambiata, che circola sul mercato, nella società. Abbiamo due modelli di corpo che sono estremi, se vogliamo, molto evidenti, sono esempi molto chiari, la prostituta da un lato e il divo dall'altro, di corpi che vengono appunto mercificati e venduti, e chiaramente per poter fare questo devono essere esposti in vetrina e poi diventano denaro, vengono scambiati. Ecco, ma la mia idea è che appunto in qualche misura è come se da quel piccolo spazio intermedio tra il luogo di vendita e la strada, il marciapiede, la città, ecco, da quel piccolo spazio intermedio è come se quel modello che è nato all'interno di quel piccolo spazio poi è passato al di là del vetro, è passato alle persone che sono al di là del vetro, che guardano, che hanno guardato queste vetrine, ed è passato alla società, quindi è passato ai corpi, solo a questi corpi
in cui questo processo è evidente, come appunto prostituta e divo da un lato e dall'altro, ma anche alle persone comuni, alla società, alle organizzazioni, alle istituzioni, a tutti quelli che sono i soggetti che operano nella società. Quindi è diventato un modello sociale, è diventato un modello di riferimento importante. Credo che l'epoca attuale in cui la rete diventa sempre più importante rende evidente che questo modello appunto è un modello diffuso, un modello trasversale, un modello della vetenizzazione, un modello quindi che anche non volendo siamo costretti ad adottare, perché siamo costretti ad essere sempre all'interno dei flussi di comunicazione, siamo costretti ad essere sempre esposti in qualche misura. E quindi, ritornando a Benjamin, possiamo appunto fare un paragone, un po' come il flaneur di Benjamin che vagava no, tra vetrine e prostitute, come lo descrive Benjamin, noi possiamo dire in qualche misura che anche noi vaghiamo all'interno di questa realtà odierna che però funziona in qualche misura in maniera simile. E chiaramente i social network oggi sono uno strumento che ci consente di presentarci, di esibirci, ma anche di essere in collegamento con una serie di divi, di personaggi importanti. Naturalmente non c'è solo la rete, ci sono anche i media tradizionali. Faccio un esempio di questo tipo, tutti ben noto, cioè un momento clamoroso in cui per la prima volta un quotidiano, che è il più diffuso in Italia, in prima pagina mette un fatto privato, molto privato, personale, cioè un litigio tra marito e moglie. È chiaro che i personaggi in questione sono particolarmente rilevanti, però è stato emblematico questo fatto in cui una lettera privata è stata messa in prima pagina, naturalmente per ragioni che conosciamo, però appunto qualche anno fa, quando è successo questo fatto, mi sembra che sia avvenuto qualcosa di particolarmente significativo, di particolarmente emblematico, cioè del fatto che nella nostra epoca attuale vetrinizzarsi vuol dire esporsi, vuol dire esporre il privato, e questo non lo si fa solo attraverso appunto la rete e i social network, ma lo si fa anche con altri strumenti quando è necessario. E è chiaro però appunto che forse prevalentemente i mezzi di comunicazione, le tecnologie di comunicazione sono quelle che più oggi espongono il privato delle persone, creano una vera e propria estetica, se vogliamo, no? del privato che viene presentato, messo in scena, chiaramente ancora una volta spettacolarizzato, perché appunto c'è una regia personale dietro tutto questo, ci deve essere una regia personale, i soggetti ne sono consapevoli. E allora se Manuel Castells, il sociologo catalano, ha teorizzato recentemente che noi viviamo in una società dell'autocomunicazione di massa, credo che possiamo dire che viviamo in una società dell'autopromozione di massa, in realtà non è solo un'autocomunicazione, ma un'autopromozione, un'autovetrinizzazione che avviene da parte degli individui. Cito questa scrittrice, Zadie Smith, che appunto entra in una... Scusate, ogni tanto mi giro perché non ho il monitor, quindi devo essere sicuro di avere cambiato. Quindi dicevo appunto, qui si fa riferimento a questo fenomeno sociale sempre più importante, sempre più significativo, che sono i social media, che ci costringono a presentarci, ad esibirci e a seguire quel modello della vetrina che è nato appunto all'inizio del Settecento in Inghilterra, a Londra, probabilmente negli spazi commerciali dell'epoca, e che poi si è diffuso progressivamente. Si è diffuso a tutta la società, a mio avviso, si è diffuso alla città, per esempio.
E possiamo ragionare sulla città, quindi noi abbiamo una storia specificamente italiana in cui probabilmente questo modello, se pensiamo alla città barocca, se pensiamo alla Roma barocca, era già in qualche misura interno, no? Alla città, era già in qualche misura presente, anche se fosse non cosciente, ma virtualmente presente, nel senso che la città barocca è una città pensata come città della spettacolarizzazione, come città della messa in scena. E quindi in qualche misura un modello teatrale che viene applicato. Ma sono le città degli ultimi decenni che sempre più portano avanti questo modello. La città diventa vetrina, quindi vuol dire i suoi spazi, le sue vie, vuol dire le sue architetture, vuol dire anche che dà la possibilità alle persone di esibirsi all'interno di questi spazi. Quindi se ragioniamo sul rapporto tra la moda, l'evoluzione della moda, per esempio, di cui parlerà tra poco la collega Esposito, e la città, gli spazi della città, tutto questo è molto evidente. Io mi mostro questa immagine della Londra degli anni 60, in cui alcuni giovani si esibiscono a Carnaby Street, si esibiscono nel senso che mostrano i loro abiti, ma 20 anni dopo un fotografo ha rifatto la stessa immagine, e un antropologo, Ted Polemus, che è il maggiore esperto di subculture giovanili, ha mostrato questa immagine fatta 20 anni dopo, siamo negli anni 80, le cose non cambiano, si potrebbe rifare ai giorni nostri, naturalmente con gli abiti del caso. Questo vuol dire che la città, la via, le strade, non solo le vetrine, ma tutto lo spazio della città è uno spazio di vetrinizzazione, naturalmente, degli spazi commerciali, delle merci, ma anche di chi sta dentro questi spazi, cioè le persone, i consumatori, gli individui, eccetera, eccetera. E si crea una relazione, un legame reciproco tra questi soggetti. Naturalmente la città diventa sempre più vetrina, ci sono tantissimi casi ormai di città che si ripensano, riprogettano, si rifanno completamente secondo un'ottica che è quella del centro commerciale a cielo aperto fondamentalmente, quindi si abbelliscono gli spazi, si rendono gli spazi sempre più accattivanti secondo un modello che ancora una volta è quello della vetrina. Un esempio soltanto, Times Square fino a pochissimi anni fa era la zona di New York del vizio, dei locali a luci rosse, dei locali malfamati, no? Oggi è lo spazio delle grandi marche commerciali più importanti al mondo, lo spazio dello shopping, e quindi si è rifatta completamente, si è dato un'altra identità. Ma questo lo possiamo dire dei musei, per esempio, museo famosissimo, ma qualsiasi museo oggi non può essere pensato, progettato che in un'ottica di vetrinizzazione, quindi di spazio commerciale accattivante, sorprendente, che sia in grado di dire anche qualcos'altro, oltre alla semplice funzione museale, no? Al punto che appunto il Museo Guggenheim di Bilbao può ritornare in vetrina, può ritornare in una pubblicità, no? Come questa di un profumo, per esempio, proprio perché è stato pensato, progettato e concepito secondo questo tipo di ottica. E le città stesse, quindi, possono essere anche progettate da una grande marca, come Disney in questo caso. Questa è Celebration, di qualche anno fa. Questa è la città invece, quindi Celebration è in Florida, vicino a Orlando, ed è appunto questa città della Disney. Questa invece è un'altra città, vista in varie immagini, della Disney vicino al parco, in questo caso di Parigi. Ma IKEA, per esempio, ha annunciato da poco che sta costruendo delle zone di città, dei quartieri, probabilmente a Londra, poi continuerà in Germania, in Olanda, insomma. Ci sono questi progetti in cui appunto una marca costruisce una città, progetta una città e naturalmente trasferisce la sua identità a queste città,
naturalmente cerca che tutto funzioni al meglio, che tutto sia progettato perché sia efficiente e funzionale, ma in qualche misura trasmette la sua identità, trasmette quindi anche quel modello che la marca pratica al massimo livello, cioè la marca aziendale è appunto una marca che si vetrinizza chiaramente dovendo vendere prima di tutto se stesse, poi le merci che firma, e quindi è una marca, la marca è soggetto in cui il modello della vetrinizzazione viene applicato ai massimi livelli, viene applicato, vedremo tra poco, anche con gli spazi naturalmente, ma in generale, non solo con gli spazi propri della marca, ma anche con gli spazi quindi di altro tipo, gli spazi urbanistici, come in questo caso, sono spazi in cui appunto troviamo ancora la vetrinizzazione applicata. Queste signorine, qualcuno forse sono abbastanza note perché protagoniste di una fiction televisiva di qualche anno fa, che è molto interessante perché noi troviamo la vita quotidiana delle casalinghe, troviamo la vita quotidiana appunto di famiglie americane che sono esposte attraverso la soluzione di rappresentare una via sostanzialmente con delle case che sono ai lati di questa via e un modello televisivo che però si mescola con i modelli della quotidianità. Questo è quello che vorrei in qualche misura dimostrare, cioè il fatto che ormai questi modelli mediatici sono strettamente correlati con i modelli della quotidianità e viceversa. Proprio perché la quotidianità assume un modello spettacolare sempre più, un modello di vetrinizzazione. E quindi se noi abbiamo appunto un modello in cui, come abbiamo visto in precedenza, queste case sono queste alcune delle tipologie delle case che ci sono a Celebration della Disney in Florida, ma sono in cui abitano delle persone. Celebration ha circa 30.000 abitanti, mi pare, ormai da diversi anni una città abitata e studiata, in cui le persone si sentono continuamente sotto osservazione perché abitano in questa città particolare che è appunto di una marca e che è oggetto di attenzione. Ci sono stati molti studi sociologici negli Stati Uniti su come vivono queste persone, che si sentono sostanzialmente come se fossero in un reality continuamente, no? E su reality ci torneremo tra poco. Ecco, quindi, quella è una casa di Celebration, queste sono le case della via di Desperate Housewives, cioè appunto queste case in cui abitano le protagoniste della fiction, ma le case sono più o meno le stesse, sono molto simili come tipologia di case. Perché il modello è comune e perché, per esempio, noi lo ritroviamo anche in questo caso. Cioè, questa signora alla sinistra, scusate, alla destra, Martha Stewart, che negli Stati Uniti è molto importante come una signora che dispensa consigli per la vita quotidiana, per arredare al meglio la casa, eccetera, per vivere al meglio. Insomma, gli americani hanno bisogno sempre di guide per la loro quotidianità. Ecco, questa signora sta costruendo con delle imprese immobiliari delle città, dei paesi, insomma, di dimensioni contenute, ma interamente progettati da lei, in cui le case sono quelle che vediamo in sottofondo e in cui appunto noi ritroviamo una forte somiglianza con quello che abbiamo visto prima, no? Cioè il modello di casa è un modello televisivo ma diventa un modello quotidiano, e questo progetto si sta sviluppando negli Stati Uniti e in Canada, con cui stanno costruendo varie realtà di questo tipo. Voi direte, soliti americani che vivono nel loro mondo hollywoodiano, ma non è detto, perché se noi guardiamo al di là del pianeta, andiamo in Cina e vediamo che i cinesi costruiscono dei villaggi, cui cinesi per adesso i cinesi benestanti, ma sempre più i cinesi in generale vanno a vivere in queste case,
che loro hanno visto probabilmente attraverso la fiction televisiva, i film, no? Queste case, in questo caso di stile inglese, ma ci sono in stile italiano del passato, olandese, c'è tutta una serie di nuove realtà urbanistiche che stanno nascendo in Cina, che sono di questo tipo, no? Di queste architetture, appunto, in cui non si capisce più se siamo nel regno della fantasia o della realtà, del mondo mediatico, appunto, o della quotidiana. Tutto si mescola. E allora, come anticipavo, se la città diventa una vetrina, a maggior ragione sono i luoghi del consumo ad essere delle vetrine, che sono i luoghi da cui tutto questo è nato, sono i luoghi, come dicevamo, in cui il modello della vetrina si è sviluppato, e naturalmente oggi i luoghi del consumo sono quelli che portano più avanti tutto questo. E quindi, se noi guardiamo una serie di negozi, o per meglio dire, possiamo dire palazzi, sono generalmente come Prada in Giappone, come Hermès, in questo caso Renzo Piano, vediamo che siamo sempre in Giappone in questo caso, questo è invece Toz, sono delle grandi vetrine questi palazzi, queste architetture, cioè la vetrina da piccolo spazio appunto, di relazione con il marciapiede, con la strada, diventa tutta l'architettura, tutto l'edificio diventa una vetrina. In molti casi si usano delle tecnologie elettroniche, video, schermi, video sulle superfici, per cui anziché la vetrinizzazione nel senso di trasparenza totale, si usano appunto schermi video. Questo è Vuitton, ma anche Chanel ha fatto la stessa cosa. Ormai anche appunto molti negozi all'esterno la superficie la usano come spazio di comunicazione e quindi di trasmissione di forme più o meno estetiche di attrazione, però quello che conta è che l'architettura in qualche misura ancora viene annullata per appunto dare spazio a qualcos'altro, a un flusso di comunicazione, un flusso di trasparenza. E l'esempio più chiaro, più evidente è questo, che è uno degli store di Apple, quello probabilmente più importante a New York, di quella che è sicuramente l'azienda che oggi vale più nel mondo, di gran lunga il suo valore più elevato di qualsiasi altra azienda. E appunto, chiaramente, il suo negozio, che poi si sviluppa sotto la strada, ma si presenta con questo cubo trasparente al consumatore. Quindi la trasparenza diciamo è una delle ossessioni della modernità, possiamo dire, della cultura moderna, no? Gli architetti si sono spesso posti questo problema, naturalmente compatibilmente con le tecnologie dell'epoca, perché noi sappiamo per esempio che la vetrina all'inizio non poteva essere una grande superficie vetrata, erano piccoli pezzi di vetro che venivano messi insieme, tenuti insieme da dei telai. Poi le tecnologie sono andate avanti, oggi noi possiamo costruire edifici completamente di vetro, come in questo caso, senza nessun problema statico, però appunto quello che conta è che noi riusciamo a realizzare oggi questo modello, che è un modello appunto che accompagna lo sviluppo della modernizzazione, dell'industrializzazione. E allora è chiaro che il corpo viene ad essere influenzato da tutto questo. Noi siamo di fronte a un fenomeno sociale, a mio avviso, abbastanza inedito, cioè il fatto che le persone non hanno più dei modelli di riferimento collettivo a cui rifarsi, quelle culture di gruppo o di ceto, di classe, a cui le persone in qualche misura si riferivano per i loro comportamenti, sono andate in pezzi, sono frantumate. Ciascun individuo oggi è solo, si deve costruire la sua identità, si deve costruire
il suo modello culturale, il suo modello di riferimento, il suo modo di relazionarsi agli altri, e solo e naturalmente ed esposto agli altri continuamente, continuamente per prova ed errore, attraverso degli esperimenti, costruisce questa sua identità. E per farlo il mondo dei consumi, il mondo delle marche è uno strumento molto importante, uno strumento a cui noi ci appoggiamo, uno strumento che ci dà dei messaggi, delle identità già precostituite, e scegliendo certe marche noi possiamo appunto trasmettere la nostra identità. Ma per poterlo fare abbiamo bisogno di esporci, abbiamo bisogno di mettere il mondo delle marche sul nostro corpo, di esibirlo agli altri, insomma meccanismi che non sono nati oggi ma che oggi sono particolarmente importanti, credo, e quindi il nostro corpo diventa un packaging. Packaging è appunto l'oggetto che viene studiato, progettato perché abbia una forma accattivante, dei colori che sullo scaffale attirino, o in vetrina naturalmente attirino il consumatore. Ecco, noi facciamo la stessa cosa. Lo fanno naturalmente personaggi importanti, i divi, tra virgolette, prima di tutto della politica, ma lo fanno anche le persone comuni, no? Che decidono di andare in un reality qualsiasi, ce ne sono tanti, come il Grande Fratello in questo caso, e usare lo stesso modello, cioè esporsi e naturalmente esporsi al meglio. Ma lo fanno gli sportivi, come in questo caso, o anche in questo caso. Queste sono due sportive molto note, e a me sembra un cambiamento notevole, se pensiamo cos'era lo sport qualche anno fa, che era un mondo di fatica, di sacrifici, di sudore. Oggi è mescolato, appunto Beckham, che abbiamo visto prima, è l'esempio credo più emblematico, ma possiamo fare tanti altri esempi. Persino un calciatore italiano come questo, tanto poco noto, cioè Andrea Vasa, però un professionista, ha accettato di vivere per più di un anno in un appartamento di un negozio di uno stilista, Dirk Bickenberg, a Milano, che è pensato questo negozio come un negozio che ha delle vetrine su via Manzoni che espongono un appartamento, e in questo appartamento ha vissuto questo calciatore, incontrando le persone, andando in bagno, facendo tutto quello, dormendo, insomma tutto quello che facciamo nella vita quotidiana, però è stato fatto in vetrina su via Manzoni, in fondo a via Manzoni. Il negozio c'è ancora l'appartamento esposto, naturalmente con gli abiti dello stilista, ma adesso il calciatore non vive più lì, ma dopo un po' si è stancato, perché alla fine però è un esempio, alla fine diventa un po' stancante, però è un esempio questo di come appunto noi accettiamo questa idea di esposizione, e naturalmente abbiamo delle conseguenze perché dobbiamo adattarci, dobbiamo presentarci al meglio, quindi la diffusione di tutta una serie di pratiche di modificazione del corpo, per esempio, no? Questi due fratelli americani molto famosi, i fratelli Schlepp, che si sono modificati. All'inizio vediamo a sinistra come erano, come sono diventati, e si sono modificati per assomigliare al loro modello di riferimento, cioè Brad Pitt. È chiaro quindi che in una realtà di questo tipo il divo diventa anche un modello di riferimento a cui guardare, perché il divo è colui che ha saputo vivere sotto il riflettore, perlomeno noi pensiamo molto spesso che il divo sappia stare sotto i riflettori, sappia stare in vetrina, e quindi il divo diventa un modello di riferimento a cui guardare. E naturalmente l'esposizione a cui ci costringe oggi il mondo della rete amplifica questi fenomeni, come dicevo, ma anche allo stesso tempo ci consente di costruire la nostra identità. In questo caso non manipoliamo il corpo fisicamente, ma lo possiamo manipolare come ha fatto questo signore, anche qui gli esempi potrebbero essere tanti, questo ragazzo insomma che vediamo sulla sinistra, che
si è raffigurato, il suo avatar, diciamo, su Second Life è questo che vediamo a destra. E l'ultimo esempio di cui volevo parlare è quello che possiamo considerare l'ultima vetrina, che in realtà non lo è più. Cioè, fino adesso abbiamo parlato della vita che viene esposta, che viene valorizzata, che viene mostrata al meglio, ma anche quello che è stato il grande rimosso dell'Occidente, cioè la morte, no? Chiaramente in una società edonista come la nostra, una società consumistica in cui si promette continuamente gratificazioni alle persone, tutto quello che è negativo viene rimosso, il linguaggio del consumo, della pubblicità, delle marche, un linguaggio che tradizionalmente presenta dei mondi ideali, esclude tutta quella che è la negatività. Ma pian piano, anche se per molto tempo l'abbiamo rimosso, l'idea di morte ritorna e a questo probabilmente contribuiscono anche quelle forme di spettacolarizzazione dei media, nel mondo dei media che ci abituano con le catastrofi continue, questa naturalmente è una catastrofe ben nota, ci abituano a appunto a questa idea, alla tragedia, ma gli esempi che potremmo fare sono tantissimi. Questo è il funerale di Giovanni Paolo II, che ha attratto a Roma 4 milioni di persone, che è diventato un fenomeno mediatico durato diversi giorni in tutto il mondo, ma che appunto anche in questo caso ci rappresenta appunto la normalità, o se vogliamo l'esorcizzazione della morte, che avviene attraverso i media, che avviene attraverso le forme di comunicazione dominanti nella nostra società, e quindi pian piano noi ci abituiamo, per cui oggi troviamo normale che il modo di vestire dei giovani sia pieno di teschi oggi, no? Troviamo teschi dappertutto, ci sono anche profumi a forma di teschio. Questa è Aida Jespica che porta una maglietta, ma io stamattina ero a Modena, ho visto un sacco di teschi in giro in via Emilia a Modena. Questo è un fenomeno sorprendente. Voi direte, è la moda? Certo, noi sappiamo che la moda, nel momento in cui è di moda, deve essere adottata, no? Non ha una giustificazione razionale. È di moda, bisogna seguirla. Poi, a posteriori ci si rende conto magari di quella che era la follia della moda di quel momento, però la moda funziona così. Però è la prima volta che appunto un segno di morte molto evidente come questo non è più qualcosa di marginale che appartiene alle culture underground, ma diventa parte della moda importante, insomma. Allora è chiaro che anche gli artisti oggi lavorano moltissimo sulla moda e probabilmente sulla morte, scusate, e probabilmente contribuiscono, no, a questa accettazione sociale della morte. Questo è il più famoso artista italiano, Maurizio Cattelan. Ma una delle cose più sorprendenti, qualcuno lo considera artista, io faccio un po' fatica, comunque Gunther von Hagens è un artista tedesco che fa queste mostre con cadaveri veri che vengono mummificati, che pare che compri in Cina sotto banco cadaveri dei condannati a morte, e fa queste mostre. Si aprirà a Milano tra pochi giorni una mostra di questo tipo, che però appunto hanno girato il mondo, sinora ha avuto 35 milioni di visitatori paganti, e paganti anche biglietti molto salati, per vedere questi cadaveri esposti e rielaborati, ma insomma sostanzialmente per conservarli e per mostrare le parti anatomiche, insomma, no? Oppure non ci stupisce che appunto un altro artista, l'ultimo, ed è Christian Boltanski, ha venduto la sua vita a un gallerista, cioè tutti gli ultimi anni della sua vita, a una certa età, però vivrà credo ancora qualche anno, e quindi ha venduto tutti gli ultimi anni della sua vita, e quindi compresa la morte. Cosa vuol dire ha venduto? Vuol dire che ha accettato di essere continuamente davanti a delle telecamere. Tutto quello che fa nella sua vita viene filmato e trasmesso in diretta a questo collezionista che sta in Tasmania e che registra tutto,
perché poi quando morirà Boltanski venderà tutte queste registrazioni come opere d'arte, quindi guadagnerà un sacco di soldi, ma sta il fatto che Boltanski ha accettato di esporre, di vendere la sua vita e di farne un'opera d'arte. Ma tutti questi artisti non fanno che estremizzare, rendere più esplicito, più evidente qualcosa che appunto è dentro questo modello della vetenizzazione che noi abbiamo cercato di vedere insieme. Chiudo con un'ultima immagine, con un'ultima riflessione, perché credo che tutto questo non sia indolore, cioè noi paghiamo un prezzo di tutto questo processo, ci può piacere, possiamo anche essere molto contenti, ma sta di fatto che vedendo quello che succede nella società, noi indubbiamente vediamo che la società sta pagando un prezzo per questo processo, ci sono delle conseguenze, e la conseguenza, credo, forse più evidente è l'insoddisfazione, il segnale di insoddisfazione da parte delle persone. Noi viviamo in una società che sicuramente è la società più ricca, più del benessere che ci sia mai stata, nonostante la crisi economica di questi ultimi anni, che speriamo finisca presto, però sta di fatto che noi comunque, rispetto alla storia umana, viviamo in una società in cui noi abbiamo tantissimi comfort, tantissimi servizi, tantissime possibilità di cura, tantissimi strumenti, eccetera, a disposizione naturalmente, eccetera, eccetera. Ma nonostante quello siamo insoddisfatti, le malattie psichiche, la depressione, il consumo di psicofarmaci, eccetera, eccetera. Le patologie, per esempio, appunto l'ultima immagine che vorrei mostrare è questa, cioè questa modella che ha lottato tutta la vita, Isabel Caro si chiama, ha lottato tutta la vita contro appunto il suo rapporto con il corpo, il suo problema di un rapporto col corpo, e poi è morta di anoressia purtroppo. Qui l'ha fotografata Olivero Toscani qualche anno fa per protestare appunto contro questo problema, che però ci dicono i psicologi che studiano le patologie alimentari, l'anoressia e la bulimia in particolare, che appunto tutto questo nasce da un problema di insoddisfazione del rapporto col corpo, e spesso insoddisfazione del proprio corpo rispetto a quelli che sono i modelli sociali, i modelli dominanti, quel modello di vetenizzazione che noi dovremmo adottare, dovremmo riuscire ad adottare, e che spesso non riusciamo a fare, quindi da questo nasce l'insoddisfazione e nascono questi problemi. Questo è solo un esempio estremo, mi rendo conto, ma di tutta una serie di conseguenze che questo modello della vetenizzazione nel suo diffondersi sta causando nella nostra società. Grazie.